vi proporrò in 30 minuti esatti un piccolo percorso che non ha alcuna pretesa di esaustività per provare a pensare l'Unione Europea altrimenti contro il pensiero europeisticamente corretto. La domanda, o meglio le domande alle quali proverò a rispondere, si condensano in due quesiti. Quid est Europa? Che cos'è l'Europa oggi? E quo vadis Europa? Dove vai Europa oggi? Se il titolo possibile del mio intervento può condensarsi nella formula l'Unione Europea pensata altrimenti e forse anche contro il pensiero europeisticamente corretto, la citazione che potrebbe idealmente fare da stella polare per la nostra pur breve navigazione è quella di uno scrittore dal nome Stanislav Jerzy Lec che diceva apriti sesamo, voglio uscire. Apriti sesamo, voglio uscire può essere la citazione di riferimento per la nostra navigazione. Il primo punto che è bene mettere a fuoco subito onde evitare equivoci è che l'idea di Europa non coincide con l'Unione Europea. Di per sé è ovvio, ma va ribadito poiché l'ordine discorsivo oggi imperante si fonda su questo niente affatto neutro equivoco. Continuamente l'idea di Europa viene sovrascritta, impressa, potremmo anche dire, alla Europa così come esiste nell'Unione Europea, cosicché viene celebrata l'Unione Europea come se coincidesse in toto con l'Europa, la sua storia, la sua idealità. Intendiamoci, pensatori, filosofi, poeti e letterati che hanno ragionato sull'idea di Europa e sulla progettualità di un'Europa migliore, diversa, all'altezza della sua storia, ve ne sono stati molti, ne cito en passant solo due particolarmente acuti: Immanuel Kant, siamo nel Settecento, la pace perpetua, l'idea di un fedus cosmopoliticum, l'idea di un'Europa finalmente realizzata. Nel Novecento Edmund Husserl, il padre della fenomenologia, che teorizzò l'idea di Europa sulla base del concetto filosofico sviluppato anzitutto dalla grecità e a suo giudizio realizzantesi nella possibile idea di una Europa all'altezza di sé. Ecco, l'idea di Europa, come cercherò di mostrare, non ha nulla a che vedere con l'Europa così come oggi si configura negli spazi dell'Unione Europea. Per comprendere l'essenza dell'Unione Europea e la sua distanza siderale dall'idea di Europa e dalla storia di Europa, prenderò rapidamente in esame tre questioni, o se preferite tre ambiti diversi, ma come mostreremo fecondamente intrecciabili tra loro. Il primo è quello della politica, il secondo è quello dell'economia e il terzo è quello della cultura. Partiamo dalla prima questione, quella della politica. Non è difficile mostrare come l'Unione Europea oggi si fondi su uno strutturale deficit di democrazia. Basta anche leggere una serie quasi infinita di pubblicazioni che hanno variamente messo a tema la crisi della democrazia, il colpo di stato bancario, la perdita della sovranità popolare, tutti elementi che ci aiutano a caratterizzare l'essenza dell'odierna Unione Europea. Questa carenza, o meglio questo deficit intrinseco di democrazia su cui l'Unione Europea si fonda, affiora nel modo più limpido considerando la stessa struttura del Parlamento dell'Unione Europea. Il Parlamento dell'Unione Europea, con la sua struttura bizantina, involuta, farraginosa, si regge su un deficit di democrazia sostanzialmente per la ragione per cui il Parlamento dell'Unione Europea conta poco, per non dire pochissimo. Dà una sorta di vernice di democrazia che fa apparire democratico una realtà che nella sua struttura democratica non è. Si potrebbe parlare forse di una funzione coreografica del Parlamento dell'Unione Europea. Le decisioni dirimenti vengono prese altrove. Il Parlamento dell'Unione Europea può far valere il diritto di veto sulle questioni, ma non può fare proposte dirimenti. E questo è già un primo aspetto per misurare il deficit di democrazia, come l'ho definito, che caratterizza oggi l'Unione Europea. Come chiarire questo deficit? Quali sono le sue ragioni, posto che non sia per incidence e per accidence? Il deficit di democrazia dell'Unione Europea si spiega in ragione del fatto che l'Unione Europea si è venuta costituendo all'indomani
della fine del Weltdualismus col 1989. L'Unione Europea si è costituita nel bel mezzo, o meglio, è andata a fondarsi dopo vari progetti novecenteschi, con il mercato comune, con l'idea già da tempo sviluppata di un'Europa unita. Si è però realizzata questa idea dopo il crollo del muro di Berlino e del 92 il trattato di Maastricht, nel quadro di una riorganizzazione verticistica dei rapporti di forza, o se preferite nel quadro di una riorganizzazione post-democratica del mondo europeo. L'Unione Europea ha condensato in sé questa riorganizzazione post-democratica che affiora limpidamente nel modus operandi di Bruxelles. Possiamo ben dire che l'Unione Europea è intrinsecamente non democratica, o, per usare una formula che ha impiegato il filosofo Jürgen Habermas, l'Unione Europea appare assai simile a una spirale tecnocratica, in cui sembra che prevalgano sempre puntualmente ragioni che non coincidono con quelle della democrazia. Lo stesso teorema fondativo dell'Unione Europea ci aiuta, credo, a comprendere questo processo di svuotamento della democrazia essenziale alla Unione Europea. Il teorema molto spesso evocato della cessione della sovranità è fondamentale per comprendere questi processi. L'Unione Europea si è fondata su una cessione di sovranità nazionale, uno dei teoremi preferiti dagli araldi del verbo europeisticamente corretto, una cessione di sovranità che si è presentata tutta prima come un dispositivo in forza del quale le nazioni e i popoli europei avrebbero dovuto cedere quote della loro sovranità nazionale per recuperarla più in grande come sovranità del popolo europeo, come sovranità della nazione europea. Tutto ciò che però non è mai avvenuto. Si potrebbe anzi ragionevolmente dire che il teorema della cessione di sovranità nazionale si è sviluppato in tutt'altra direzione. I popoli e le nazioni d'Europa hanno sì ceduto la loro sovranità nazionale o quote della loro sovranità nazionale senza che il popolo europeo, o i popoli europei, meglio sarebbe declinarli al plurale, abbiano mai recuperato le quote di sovranità ceduta. Per semplificare un poco, è come se si fossero cedute quote di sovranità nazionale democratica a beneficio di un ente sovranazionale post-democratico che risponde al nome della Banca Centrale Europea, con tutti i suoi corredati e le sue propaggini. Dunque, sostanzialmente, il teorema della cessione della sovranità nazionale ha comportato uno svuotamento delle sovranità democratiche, delle sovranità popolari esistenti, più o meno perfettibili, si intende, in Europa. Potremmo dire che la Costituzione dell'Unione Europea ha comportato la traslazione della decisione sovrana dai parlamenti nazionali a entità sovranazionali e sicuramente post-democratiche, di cui la Banca Centrale Europea rappresenta il caso emblematico. Questo ci aiuta a capire come l'Unione Europea si possa a tutti gli effetti inscrivere nell'ordine di quella che lo studioso Colin Crouch ha definito la post-democrazia. Post-democrazia significa né più e né meno che una realtà che viene dopo e che non ha più nulla a che vedere con le pur perfettibili democrazie che hanno abitato il Novecento. Questo ci aiuta a capire il carattere coreografico della democrazia in Europa, come mi piace definirlo, e ci aiuta altresì a capire in forma simbolica come l'Unione Europea debba essere intesa, se vogliamo usare un'immagine, come un veicolo che corre lungo un'unica direzione con il volante bloccato. Ecco perché le stesse elezioni europee, stante quel che dicevo intorno al Parlamento europeo e alla sua funzione, hanno anch'esse una funzione prettamente coreografica. Quali che sia l'impostazione dei singoli partiti, dei singoli parlamentari o dei singoli raggruppamenti che si trovano al Parlamento europeo, lo sterzo è bloccato.
dunque non possono prendere decisioni fondamentali nella misura in cui dette decisioni sono prese da altre entità puntualmente non democratiche. L'Unione Europea fa valere in forma perfetta, direi, quello che molti autori della schiera neoliberale o tout court liberista avevano già celebrato come il vincolo esterno. Il vincolo esterno vuol dire che ci si dà un vincolo, viene posto in essere un vincolo esterno che sta al di sopra dei parlamenti nazionali e che i parlamenti nazionali si trovano a dover accettare. Questo permette di scardinare la democrazia tramite il dispositivo del vincolo esterno. Si potrebbe fare la storia di come molti liberali e liberisti, tra cui Guido Carli per citarne uno, avevano celebrato l'idea del vincolo esterno proprio perché vincolava e limitava le democrazie a beneficio di una decisione sovrana posizionata in un altro luogo. Dunque la Unione Europea si basa strutturalmente su un deficit di democrazia. La seconda questione riguarda l'economia. L'Unione Europea figura a tutti gli effetti come un processo in fieri di neoliberalizzazione integrale del vecchio continente. Dopo il 1989 la raison capitalistica trionfa e si prende un poco alla volta quegli spazi che ancora non erano disponibili nel vecchio continente. L'Unione Europea dunque come processo di riorganizzazione neoliberale del vecchio continente. Basta anche solo scorrere rapidamente i due grandi trattati dell'Unione Europea, Maastricht 92 e Lisbona 2007, per comprendere la struttura neoliberale su cui l'Unione Europea si fonda. Basti ricordare il fatto che la parola competitività ricorre quasi ossessivamente a piè sospinto nei testi dei trattati, laddove la locuzione piena occupazione ricorre incidentalmente una o due volte, credo una volta sola, salvo errore, assunta peraltro non come fondamento delle politiche economiche europee, ma come auspicio, come desideratum, come a dire il nostro indirizzo economico è un altro, se poi ne scaturirà anche la piena occupazione ne saremo ben lieti. La competitività sovrana è la cifra dell'Unione Europea. Se volessimo riprendere una locuzione del vecchio Michel Foucault, dovremmo dire che l'Unione Europea realizza appieno la cifra del neoliberismo, e la cifra del neoliberismo, diceva Michel Foucault, sta nel passaggio dal governare lo Stato, dal governare il mercato, pardon, lo Stato che governa il mercato, alla figura in cui invece lo Stato governa per il mercato. Questa è la cifra dell'ordine neoliberale, in cui lo Stato non è più in grado di controllare, disciplinare, organizzare l'economia, intervenendo attivamente nei suoi spazi, ma può tutt'al più svolgere una funzione ancillare rispetto all'economia, governando in sua funzione. È l'immagine classica che il liberalismo fin dalle origini ha coltivato dello Stato come guardiano notturno, lo Stato che deve limitarsi ad agire in modo che le transazioni economiche avvengano regolarmente e limitandosi a questo, senza possibilità di intervenire nella meccanica del mercato. Ecco, l'Unione Europea prevede perfettamente l'attuazione del governo per il mercato e non del mercato, prevede perfettamente un rapporto a senso unico tra politica ed economia. L'economia può intervenire nella politica senza che a sua volta la politica possa intervenire nell'economia. Questo è il rovesciamento dell'intera avventura della modernità filosofico-politica, dalla pace di Vestfalia in avanti, in cui si presupponeva che il superiorem non recognoscens, la figura sovrana, fosse quella dello Stato. Con l'Unione Europea siamo effettivamente nel quadro di un capitalismo assoluto e totalitario in cui il superiorem non recognoscens diventa l'economia, rispetto a cui lo Stato svolge una funzione puramente ancillare, di supporto. Si può variamente documentare questa tesi, lasciate che lo faccia con un unico exemplum, ed è la lettera che nel 2011 la BCE mandò all'Italia, firmata Draghi. Trichet Draghi,
una lettera con la quale l'Unione Europea di fatto esigeva riforme molto precise da parte del governo italiano, riforme tutte all'insegna della liberalizzazione, della privatizzazione, della concorrenza, dell'efficienza neoliberale in senso tecnico. A colpire di quella lettera era appunto l'inversione o il rovesciamento del rapporto fra politica ed economia. Era ora una banca, la Banca Centrale Europea, che dettava la linea politica a uno Stato, il quale era chiamato ad adeguarsi cadavericamente. L'Unione Europea si regge esattamente su questo dispositivo e viene non soltanto praticato, ma anche diffuso capillarmente come grande narrazione, come gran receipt, tramite un impadronimento dell'ordine neoliberale del concetto gramsciano di egemonia. L'egemonia è un dominio esercitato tramite il consenso, e a ciò che si dia un dominio esercitato tramite il consenso è necessario diffondere un ordine simbolico tale per cui il neoliberismo venga colonizzando l'immaginario di tutti senza eccezioni. Abbiamo allora non solo l'ordine simbolico che è dominante su radio, giornali e televisioni, ma vanno prosperando nell'Unione Europea enti di ricerca, università, schools of economics, che hanno un unico obiettivo: imporre l'ordine neoliberale su tutto il giro d'orizzonte, di modo che venga metabolizzato e non ci siano dissensi possibili rispetto a detta visione. L'ordine neoliberale, che come sapete si celebra sempre come il tempo della fine delle ideologie, rappresenta in realtà l'epoca più ideologica dell'intera storia umana, quella in cui l'ideologia ne resta una soltanto, quella del fanatismo del libero mercato come unica ideologia ammessa e riconosciuta, che però viene vissuta come l'aria che respiriamo. Capitalismus sive natura, si naturalizza in una forma naturale eterna di esistenza, scambio e pensiero. Nell'ordine dell'Unione Europea troviamo allora tutta una serie di teoremi economico-politici che vengono diffusi dagli araldi dell'egemonia. Uno di questi è il teorema dell'austerità, l'austerità, ossia di fatto andare a rimuovere tutte quelle conquiste salariali, welfaristiche, di stato sociale che, lungi dall'essere scaturite da un sistema intrinsecamente munifico, erano il risultato di battaglie, organizzazioni politiche, rivendicazioni dal basso, vanno un poco alla volta decomponendosi in nome della privatizzazione, della liberalizzazione e di dette politiche economiche neoliberali. L'austerità consiste essenzialmente in questo e si regge anch'essa su una narrazione ben precisa che trova espressione politica anche. Margaret Thatcher fu la prima a realizzare compiutamente, prima dell'Unione Europea, queste politiche che l'Unione Europea ha perfettamente metabolizzato. Si definanzia il pubblico, si mostra poi la sua inefficienza e poi lo si può colpire privatizzando e liberalizzando con il favore dell'opinione pubblica. Altra strategia squisitamente neoliberale è quella dell'instillare il senso di colpa nei cittadini. La spesa pubblica, il debito pubblico e altri teoremi di questo tipo, in modo da preparare l'opinione pubblica a pagare in quanto cittadini dello Stato per colpe che quasi sempre rimandano all'operato delle politiche di austerità o delle politiche scellerate come quelle dei salvataggi delle banche, che richiederebbero dopo la crisi del 2007 un discorso a sé stante. Insomma, l'Unione Europea economicamente è il tempio del neoliberismo, ideologicamente il trionfo dell'austerity e della celebrazione dell'euro, come subito dirò. Austerici ed euroinomani sono i due profili dominanti nell'Unione Europea, i fanatici dell'austerity, i fanatici della moneta unica. Sulla moneta unica vi sarebbe molto da dire, mi limito qui a stringere il campo dicendo che la moneta unica, detta euro, risponde a un preciso metodo di governo tale per cui, privatizzando financo il sistema bancario e monetario, si è creata una situazione tale per cui, sintetizzando, i governi non possono intervenire nell'economia e in caso di necessità di rendere competitiva l'economia in Europa l'unica soluzione è abbassare i salari. Tutto questo è non casuale, ma chiaramente in linea con una chiara politica di impostazione neoliberale.
Vengo ora rapidamente alla questione della cultura. La cultura, se noi ci domandassimo: esiste una cultura europea? Che cosa significa essere europei storicamente? Credo che in questo caso l'immagine meglio rappresentativa dell'identità europea sia da ravvisarsi nella figura del mosaico. L'Europa esiste come un mosaico di identità e di culture necessariamente declinate al plurale, e tali per cui essere europei non è scindibile dall'essere italiani, francesi, tedeschi, spagnoli o greci. Se preferite, si è europei nella misura in cui si è italiani, francesi, tedeschi e greci, e potete citare Sava Sandir, tutte le altre identità e culture che compongono il mosaico dell'Europa. Potremmo dire con la sintassi hegeliana che l'Europa è un universale concreto, che esiste cioè nella concretezza dei particolari che lo compongono. Non si dà altro modo di essere europei se non identificarsi nella propria cultura particolare che è parte del mosaico dell'Europa. E già qui si comprende l'absurdum di un'Unione Europea che ci chiede di aderire all'identità europea cancellando la nostra identità particolare, come se esistesse un'identità europea diversa dalla realtà del mosaico di cui dicevamo. Non si può essere europei rinunziando alla propria particolarità, dato che, come ricordavo, si è europei nella misura in cui si rispecchia la propria particolarità. L'Unione Europea è esattamente anche questo tentativo di decostruire le identità particolari a beneficio di una non meglio chiarita identità europea. L'identità europea esiste solo nel mosaico delle identità particolari. Questo processo del tutto contraddittorio rispecchia in qualche modo i processi stessi in atto nella globalizzazione turbocapitalistica, per cui ci viene chiesto di aderire all'umanità rinunciando alla nostra particolarità, proprio come ci viene chiesto di aderire all'Unione Europea rinunziando alla nostra cultura particolare. Ma proprio come si può essere umani nella misura in cui si è quella parte specifica di umanità con la sua lingua, la sua cultura, la sua identità e la sua storia, analogamente si è europei nella misura in cui si è italiani, francesi, tedeschi, spagnoli e così via. È il cattivo universalismo della globalizzazione di cui l'Unione Europea è vettore. L'Unione Europea è la costruzione della globalizzazione più radicale nel vecchio spazio del continente europeo. A questo riguardo si possono menzionare moltissimi esempi di quello che sto dicendo, ne porto due soltanto. Considerate il fatto che, a rigor di logica, la lingua dell'Unione Europea dovrebbe essere la pluralità delle lingue che la compongono. Essere europei significa parlare francese, tedesco, spagnolo, greco, portoghese e tutte le lingue che compongono la nostra identità a mosaico. E invece l'Unione Europea ha assunto come propria lingua di riferimento l'inglese, con un paradosso evidente ad adamantino: in Unione Europea non vi è nessun paese che abbia l'inglese come propria lingua madre, nemmeno più l'Inghilterra, dato che nel 2016 ha scelto la via di aprire la porta, apriti sesamo, voglio uscire, come dicevamo in precedenza. E questo è già un paradosso evidente. Quale dovrebbe essere la lingua dell'Unione Europea? A rigore dovrebbe essere il tedesco, se consideriamo puramente in termini numerici il fatto che la massima parte dei cittadini dell'Unione Europea sono germanofoni. O forse dovrebbe essere lo spagnolo, se consideriamo il fatto che delle lingue che si parlano nell'Unione Europea è quella più parlata al mondo. A mio giudizio, più coerentemente, la lingua dell'Unione Europea dovrebbe essere la pluralità delle lingue che compongono l'Unione Europea. Il secondo esempio che voglio portare, lo potete voi stessi empiricamente riscontrare anche in questo stesso istante, e riguarda la banconota detta euro. Se voi estraete dal borsellino la banconota detta euro, vi accorgete che essa è la prima moneta postmoderna. Non vi sono riferimenti alla cultura storica dell'Europa, non vi sono simboli della nostra cultura europea, come invece era con la lira, in cui trovavate alcuni degli spiriti magni della nostra identità, come invece era con la dracma greca, su cui trovavate addirittura le divinità dell'Olimpo.
la banconota euro presenta solo architetture destoricizzate, astratte, che segnano la decostruzione dell'identità come cifra dell'Unione Europea. In altri miei lavori l'ho definito il processo di disidentificazione. La globalizzazione neoliberale presuppone l'abbandono delle identità particolari a ciò che prevalga una identità fittizia, un'identità irreale, l'identità del consumatore apolide, sradicato e anglofono, con annesse identità gadgettizzate compatibili con la forma merce, ma sicuramente incompatibili con le identità particolari dei popoli, delle culture e delle lingue. Ecco perché nell'Unione Europea si respira oggi a ogni latitudine una vera e propria oicofobia, cioè ossessione negativa contro la propria civiltà, contro la propria provenienza, contro la propria cultura. In ciò si esprime lo spirito nichilistico della civiltà del capitale, che non può sopportare la persistenza di culture. L'oicofobia è una delle cifre di un'Unione Europea che ha scelto di aprirsi illimitatamente all'altro semplicemente per negare il proprio. L'apertura autentica all'altro non presuppone la rinuncia al proprio, ma presuppone l'identificazione con il proprio. Il rispetto delle tradizioni altrui comporta la presenza delle proprie come mezzo per confrontarsi con le identità altrui. L'Unione Europea invece si fonda su questo processo di illimitata apertura all'altro, negando il proprio. In conclusione, e vengo, come vi ho promesso, nei 30 minuti stabiliti alla domanda finale con cui vorrei terminare il mio intervento, la domanda finale suona in maniera non molto originale, a dire il vero: che fare? Ma forse in maniera più originale la vera domanda che dovremmo porre è: chi lo può fare? Perché sul che fare non è difficile mettere in fila le cose, più difficile immaginare una soggettività, un partito, un gruppo, uno Stato che riesca ad attuarlo. Il primo punto da evidenziare una volta di più è l'irriformabilità dell'Unione Europea. Se volessimo utilizzare una metafora molto cara a Cartesio, l'Unione Europea è stata costruita su fondamenta instabili. E dunque, diceva Cartesio, se il palazzo del sapere è costruito su fondamenta instabili, dobbiamo abbatterlo per ricostruirlo su nuove fondamenta. Ecco, l'Unione Europea è intrinsecamente irriformabile da che le sue fondamenta sono instabili. Sono le fondamenta dell'economia e non della cultura e della politica, sono le fondamenta delle classi dominanti plutocratiche finanziarie e non delle esigenze dei popoli e dei lavoratori. E dunque, assunto come presupposto il carattere irriformabile dell'Unione Europea, i passaggi da compiere, espressi qui senza alcuna pretesa di esaustività, sono anzitutto il recupero della sovranità come base per creare un'Europa diversa dei popoli, delle culture, delle nazioni. Potremmo dire che al cosmopolitismo astratto basato sull'economia deregolamentata bisognerebbe contrapporre l'internazionalismo degli stati sovrani nazionali che si rapportano nel riconoscimento reciproco. In secondo luogo, occorre necessariamente rimettere al centro la politica sovrana del popolo contro i processi di post-democratizzazione, con al centro la scelta sovrana dell'economia. Il processo dell'Unione Europea coerente con la globalizzazione è stato in sintesi quello di decostruire le sovranità nazionali degli stati per poter in tal guisa decostruire le sovranità dei popoli negli stati. Se la democrazia è la sovranità del popolo che si esercita nello Stato sovrano nazionale, rimossa la sovranità dello Stato nazionale, ipso facto rimossa la sovranità del popolo nello Stato sovrano nazionale. E dunque la sovranità nazionale recuperata è la base ineludibile per rimettere al centro la possibile politica sovrana del popolo. E poi sul piano economico occorre riproporre un modello di massiccio intervento dello Stato nell'economia contro il neoliberismo imperante, lo Stato keynesiano, lo Stato interventista, lo Stato che garantisce la non colonizzabilità dell'intera realtà da parte della forma merce e della logica libero scambista. Poi sul piano delle identità, infine, è più che mai importante rimettere al centro la propria identità, rivendicandola come base del dialogo con le altre, rimettere al centro la propria storia contro i processi della cancel culture,
come emblema del nichilismo, o meglio di un nichilismo che non desertifica solo il futuro e il presente, ma che retrospettivamente ora propone anche di annichilire il passato. Più problematico è capire, e con questa domanda aperta concludo, chi lo possa fare, chi possa attuare tutto questo. Qui ci muoviamo in una situazione, in un contesto in cui è particolarmente difficile stabilire chi possa farsi vettore e attore di questa trasformazione, e meriterebbe un'altra conferenza. Ringrazio ovviamente gli ospiti Diego e Cosimo.